Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, buon 2016. Questo è il video dei prodotti top del 2015, cioè quei prodotti che per me sono stati veramente una rivelazione durante il corso di quest'anno. Ho deciso di scegliere quelli che sono stati per me i top dei top, ossia scegliere uno o massimo due prodotti per categoria e iniziamo subito con la parte make-up. Partirei proprio dalla base per farvi vedere quello che è stato il correttore preferito del 2015, correttore del quale vi ho fatto anche la recensione. Si tratta del Doubleware di Estée Lauder. Questo è il correttore, io ce l'ho nella colorazione 03 medium, che è leggermente aranciata, quindi perfetta per coprire le occhiaie. E io lo utilizzo anche per coprire i rossori, è un'ottima coprenza, non mi va nelle pieghette, non mi secca la zona e lo utilizzo anche per coprire i rossori diffusi sul viso, quindi ottimo prodotto, ve lo consiglio sicuramente. È sempre correttore, ma questa volta per coprire le diverse imperfezioni che ognuno di noi purtroppo ha sul viso, ho scelto come prodotto top dell'anno, per me è stata veramente una rivelazione, il Camouflage Cream della Catrice. Questo è appunto il famosissimo correttore della Catrice col quale io mi sono trovata veramente benissimo e l'ho scelto perché oltre al fatto che copre veramente molto bene tutte le discrumie e le imperfezioni che avete sulla pelle, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo perché io credo di averlo pagato meno di 4 euro, se non sbaglio sui 3 euro. Però per il prezzo che ha è veramente un prodotto straconsigliato, molto molto valido e io ce l'ho nella colorazione 025 Rosy Sand. Per quanto riguarda il fondotinta, invece, ho deciso, non sapendo proprio quale scegliere, ho deciso di inserire due fondotinta con due effetti e anche per occasioni diverse. Infatti, normalmente io tendo a distinguere il fondotinta che utilizzo magari durante tutti i giorni e il fondotinta che magari utilizzo per le feste o in qualche occasione o anche solo il sabato sera quando vado a ballare. E per quanto riguarda il fondotinta che io utilizzo, quello insomma da utilizzare tutti i giorni, ho scelto perché mi ha stupito veramente il nuovo fondotinta della Essence uscito appunto quest'anno, il Pure Nude, che io ho nella colorazione 30 Pure Honey. Perché ho scelto questo? Non perché sia il miglior fondotinta ad effetto naturale che abbia mai provato, ma perché in questo video voglio farvi vedere proprio quelle che per me sono state le rivelazioni. Questa è stata una rivelazione perché non mi aspettavo un fondotinta di così alta qualità da Essence e soprattutto con un prezzo così basso, perché io credo di averlo pagato 3,20 euro, però veramente è un ottimo, ottimo fondotinta. Con un effetto molto naturale, sembra di non indossare il fondotinta, ma allo stesso tempo un effetto anche molto molto omogeneo. Questo fondotinta è adatto magari più alle pelli normali, miste, secche, non a pelli grassissime, quindi non è il fondotinta che vado a utilizzare magari la sera o per qualche occasione speciale, perché in quel caso voglio farvi vedere l'altro mio fondotinta top dell'anno e questo è veramente un prodotto che amo, ma che utilizzo poche volte, adesso capirete perché. Si tratta del Doubleware di Estée Lauder, non ci sono neanche più le paroline nella confezione praticamente. È impeccabile, veramente dura da quando lo mettete fino a quando non la andate a struccare, ma soprattutto la pelle appare omogenea, levigata, il colorito è uniforme. Le discrumie vengono praticamente annullate perché ha un'altissima coprenza e i pori dilatati spariscono. È veramente il fondotinta perfetto per le occasioni speciali. È molto pesante, quindi non è un fondotinta che io consiglio per utilizzare tutti i giorni, assolutamente no, perché è molto pesante sulla pelle, però è fantastico. Passando alle ciprie, anche qua vi voglio far vedere un prodotto che per me è stata una rivelazione, quindi non la miglior cipria che abbia mai provato in vita mia, però una cipria veramente molto molto valida, soprattutto sempre dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. E vi parlo della Powder Experience Matte and Fix Powder della Debby. La cipria praticamente trasparente della Debby, pagata all'incirca 6 euro. L'ho scavata ed è veramente buonissima. Perché mi piace questa cipria? Questa cipria mi piace perché ha un effetto matte che dura nel tempo, quindi col passare delle ore questa cipria
tiene l'effetto lucido a bada e soprattutto ha un effetto molto levigante sulla pelle del viso. Quando andate ad applicare questa cipria dopo il fondotinta vedete il viso leggermente più levigato. Non posso dire che sia identica all'HD di Make Up For Ever che io ho provato, e quella secondo me rimane la cipria migliore di tutti i tempi. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, consiglio di andare a provarla, perché cioè, per quanto riguarda i blush, non so se vi ho già detto, io non sono mai stata una grandissima patita dei blush, quindi ne ho abbastanza pochi, non ne ho tantissimi, però quello che mi è piaciuto di più durante quest'anno è che ho utilizzato di più, anzi è quello che utilizzo praticamente quasi ogni giorno, è il blush della Catrice, il Defining Blush nella colorazione 090 Mandy Rhine Mandarine, nella colorazione mandarino, questo bellissimo color arancione mandarino, veramente corallo, che io trovo fantastico d'estate, ma sinceramente mi piace tantissimo anche nella stagione invernale, lo indosso anche in questo momento, ha un effetto molto delicato, però allo stesso tempo se andate a stratificarlo è comunque un prodotto molto pigmentato, durevole nel tempo, prezzo basso, i blush Catrice insomma sono molto famosi e veramente li trovo ottimi, questo colore poi mi piace tantissimo. Siamo all'illuminante e qua vi inserisco un prodotto che purtroppo non troverete più nei negozi perché faceva parte di una collezione limitata, tra l'altro non so neanche di che anno, però io quest'anno l'ho utilizzato sempre, è stato proprio l'illuminante che ho utilizzato sempre, sempre, costantemente, ed è il creatore di luce della Collistar, illuminante viso, occhi, labbra, ed è fantastico, ve l'ho fatto vedere veramente in una marea di tutorial o di Get Ready With Me, ha questi colori dorati, rosati, con questi brillantini molto tenui però molto molto luminosi, ha una durata pazzesca, dà una luce pazzesca al viso, mi piace tantissimo, peccato appunto che faceva parte di una collezione limitata, quindi se non l'avete preso all'epoca ormai non lo trovate più, però dovevo inserirvelo perché fondamentalmente è l'unico illuminante che ho utilizzato quest'anno, ogni tanto cambiavo ma tornavo sempre a questo. Per quanto riguarda la terra da contouring, la terra con la quale sicuramente mi sono trovata meglio, che in realtà non è una terra ma un blush, mi è stata regalata quest'estate dai miei amici ed è questo blush della MAC, il powder blush nella colorazione top A54. E perché me l'ho regalato questo blush per fare il contouring? Semplicemente perché è un colore adattissimo per fare il contouring, perché è, adesso ve lo apro, la confezione purtroppo è disastrosa, però questo c'è e questo rimane, vedete, è il perfetto marroncino freddo per fare il contouring. La polvere è meravigliosa perché oltre ad avere un'ottima durata ha anche un'ottima sfumabilità, cosa molto importante per il contouring perché ovviamente bisogna stare attenti a non evitare di fare delle strisce di colore in faccia. Iniziando dalle sopracciglia, io mi sono trovata benissimo durante quest'anno con il Fluid Line Gel Brow Gel Cream della MAC che ho comprato quest'estate e io possiedo nella colorazione True Brunette e come potete vedere è scavatissimo. L'ho pagato 19 euro, ma mi sta durando tantissimo, l'ho comprato a luglio, non si è ancora seccato e siamo praticamente a gennaio, lo utilizzo ogni giorno, lo trovo ottimo perché mi consente di disegnare le sopracciglia con perfezione, ma soprattutto mi dura tutto il giorno senza sbavare. E tra l'altro io non lo fisso nemmeno con il gel per le sopracciglia e neanche con la matita, utilizzo solamente questo con un pennellino, solo a volte vado a ripassarlo con un po' di ombretto, quindi ottimo per la durata, ottimo per la formulazione, mi piace tantissimo e io ve lo consiglio. Primer occhi, non posso non citare il Decay, il Primer Potion. Perché lo cito? Perché per me è stata veramente una scoperta di quest'anno, è stata la scoperta dell'acqua calda in sostanza, perché prima avevo provato diversi primer, tipo quello della Kiko, altri primer low cost, col quale sì mi trovavo bene, però avendo io la palpebra molto oleosa, il trucco mi durava quel paio d'ore, dopo iniziava ad andare nelle pieghe. Ho comprato questo per quest'anno, così, giusto per curiosità,
ed è stata veramente una manna dal cielo. Questo prodotto mi ha salvato, ha salvato il mio trucco. Io adesso posso truccarmi veramente tutto il giorno, anche per tutta la sera. Gli ombretti, se buoni ovviamente, non vanno nelle pieghe, e questo è un prodotto che veramente fa la differenza, quindi vale il prezzo che ha. Poi, per quanto riguarda gli ombretti, ovviamente è stato difficilissimo scegliere quale sia stato il mio ombretto preferito durante tutto il 2015, perché ne ho comprati tanti e ne ho utilizzati veramente tanti. Però ripensandoci bene, quello che mi ha colpito di più, sia a livello di texture che di durata e soprattutto di colore, ed è quello che forse ho anche utilizzato di più durante tutto il 2015, è stato sicuramente Caramel di Nabla. Anche Caramel ve ne ho parlato in tantissimi video, è questo color caramello senape che io trovo fantastico, e l'ho utilizzato tantissimo quest'anno. Lo mettevo sia sulla palpebra mobile e magari facevo un trucco incentrato interamente su Caramel, ma l'ho utilizzato soprattutto per fare le sfumature di transizione, sia per trucchi caldi, perché appunto Caramel è molto caldo, sia per trucchi freddi, e lo trovo veramente fantastico. Anche niente top tra le palette, perché sinceramente quest'anno ho acquistato pochissime palette low cost e non ho trovato nessuna da inserire nei top. Mi piacciono sì, ma non talmente tanto da sentirmi di consigliarvele, e quindi passerei alla mascara top del 2015. Qua veramente non mi dilungo perché ve l'ho parlato in tutte le salse, e lui il mascara, il Pupa Vamp nella versione classica. Per quanto mi riguarda, il miglior mascara che io abbia mai provato, ma sono sempre alla ricerca costante di qualcuno che riesca a superarlo, però questo per me è il top. Eyeliner, e qua ero un po' decisa tra diversi eyeliner, però sicuramente quello che mi ha stupito di più quest'anno è stato, ed è ancora perché nonostante l'abbia comprato parecchi mesi fa, è perfettamente tra virgolette funzionante, è un eyeliner in penna ed è il Superliner Superstar della L'Oreal. E questo eyeliner in penna con lamina sottile, e mi sento di consigliarvelo veramente perché oltre ad essere molto nero, si riesce a tracciare una linea continua, quindi il tratto non è assolutamente discontinuo, e la cosa migliore è che io ce l'ho veramente da parecchi mesi e la punta non si è ancora seccata, cosa che capita spesso in molti appunto eyeliner in penna. E la particolarità di questo eyeliner è proprio il fatto che bisogna conservare il prodotto orizzontalmente e non verticalmente come succede di solito. Effettivamente, conservandolo in questo modo, io ce l'ho da un sacco di mesi e mi funziona ancora perfettamente, lo utilizzo quasi ogni giorno, quindi mi sento proprio di consigliarvelo. Infine sono arrivata agli ultimi due prodotti di make up, cioè il rossetto e i pennelli. Allora, per quanto riguarda i rossetti, anche qua, come il primer potion della Urban Decay, ho fatto la scoperta dell'acqua calda, nel senso che io ho scoperto i rossetti MAC quest'anno, scoperto nel senso che li ho provati, ho potuto acquistarli perché hanno aperto appunto lo store MAC qua a Trieste. Ho voluto scegliere due dei miei preferiti, uno più estivo e uno più invernale, e per quanto riguarda il rossetto estivo, che è stato anche il mio primo rossetto MAC ed è stato veramente un amore a prima vista, non posso non citarvi Impassioned, che è questo fantastico rosa fucsia fluorescente, questo sulle labbra è veramente fluorescente, che io utilizzo tantissimo, però durante l'estate lo trovo fantastico con l'abbronzatura, e non so, cioè è della linea Amplified, ha un colore pieno sulle labbra, non le secca perché è molto idratante, ha una durata pazzesca. Questo veramente forse è il rossetto di MAC che mi dura di più in assoluto e io lo adoro. Mentre se vogliamo, diciamo, trovare anche una versione invernale più autunnale, un rossetto di MAC che sto adorando tantissimo è Rebel. Rebel, che ho comprato un paio di mesi fa e ho utilizzato e sto ancora utilizzando tantissimo. Questo è un satin e anche questo, come gli Amplified, comunque ha un'ottima pigmentazione, ma allo stesso tempo risulta idratante sulle labbra. Il colore è super particolare, mi piace tantissimo, ottima durata, quindi
Ovviamente i rossetti MAC sono, come sapranno tutti, sono una garanzia. Per quanto riguarda i pennelli, sicuramente quello che ho preferito e che ho utilizzato di più durante il 2015 è stato sicuramente il pennello della Real Technique, l'Expert Face Brush, il famosissimo pennello per applicare appunto il fondotinta sul viso. Inizialmente, devo dire la verità, non l'avevo quasi capito e inizialmente non lo trovavo un ottimo pennello. Poi, piano piano, ho imparato come applicarlo in base anche ai diversi tipi di fondotinta e veramente adesso non ne posso più fare a meno e riesco ad applicare veramente tutti i fondotinta, dal più liquido al più cremoso al più pastoso, con questo pennello. Tra l'altro l'ho utilizzato anche per applicare dei fondotinta in polvere, quindi, cioè, vedete voi, si può utilizzare veramente per tutto, lo trovo fantastico, setole perfette, morbidissime ma compatte, l'ho lavato poi milioni di volte e, cioè, è perfetto, non ha perso una setola. Finiti i prodotti di make-up, ho voluto inserire alcuni prodotti di skincare, capelli e smalti per farvi vedere quello che è stato secondo me il meglio dell'anno. Sicuramente e purtroppo non ho trovato quest'anno né un contorno occhi né una crema viso che mi facesse impazzire, anzi sono sempre rimasta piuttosto delusa, quindi non ci saranno top di creme né di prodotti viso, purtroppo, anzi chiedo consiglio a voi, fatemi sapere cosa posso fare per la mia pelle mista e sensibile. Però ho trovato comunque due prodotti viso che, utilizzati spesso, hanno fatto, diciamo, risanare, tra virgolette, la mia pelle. Una sicuramente l'acqua termale di Avène. Vi ho fatto un video apposito, la detersione viso senza acqua, dove vi faccio vedere come io la utilizzo al posto dell'acqua di rubinetto, che è piuttosto calcarea. E per me l'acqua termale è veramente un toccasana per la mia pelle ed è fantastica. Un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo e che continuo ad utilizzare è stato sicuramente lo scrub di Bioniche. E più che uno scrub è proprio, come dice il nome, un gommage dolce per pelli sensibili e intolleranti. Allora, innanzitutto questi prodotti li trovo ottimi per pelli sensibili perché non contengono nickel, non contengono profumo, comunque contengono tutti ingredienti che rispettano appunto la pelle, soprattutto la pelle sensibile. E infatti questo è un gommage, uno scrub viso talmente tanto delicato che secondo me potreste farlo anche ogni 2 giorni. Io ovviamente lo faccio magari massimo 2 volte alla settimana e dopo averlo fatto il mio viso è molto più liscio e la grana della pelle è molto più fine, ma allo stesso tempo non mi crea ancora più rossori e non è aggressivo sulla mia pelle, quindi lo trovo veramente ottimo. Posso non inserire in questi prodotti secondo me, il burro cacao, il burro labbra migliore di tutti i tempi, che è il Baume Lèvres Rêve de Miel della Nuxe. Ottimo veramente chi soffre di labbra secchissime, di tagli sulle labbra e non sa cosa fare. Questo secondo me è una manna dal cielo e io lo applico sia durante il giorno, anche se comunque leggermente pastoso, però lo consiglio soprattutto di fare una prova, di applicarlo quasi come se fosse una maschera sulle labbra la notte, quindi di applicare uno strato tanto 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 abbondante come se fosse una maschera, lasciarlo assorbire durante tutta la notte. La mattina vi risveglierete con una sorta di patina che andrete a tirare via semplicemente con un fazzoletto e voi vedrete che labbra che vi troverete super super idratate. Quindi lo smalto che ho utilizzato di più sicuramente durante il 2015, sia per il colore, che per me è stata proprio una novità del 2015 perché prima non l'avevo mai utilizzato, e sia anche per la formula perché la trovo veramente ottima, è questo smalto bianco gesso della Deborah Milano. E dicevo che, diciamo, il bianco gesso è stato proprio il mio colore del 2015, quello che ho utilizzato di più, sinceramente ovviamente più in primavera e estate che adesso che inverno, però l'ho utilizzato tantissimo, è tra i migliori smalti bianco gesso che ho provato. Questo della Deborah, che è lo smalto Gel Effect, che ha un maxi pennello, quindi ottimo per stendere lo smalto sull'unghia senza fare 1000 passate e impapinarvi, visto che io non sono proprio l'esperta delle unghie. E questo è il numero 24. Ne passiamo all'ultimo prodotto, in questo caso un prodotto per i capelli. Ho fatto una linea di shampoo e di balsamo quest'anno, che vi ho già anche fatto vedere e che mi è piaciuta veramente molto perché
trovo ottima, ottima, ottima per i miei capelli, è della linea della L'Oreal Hair Expertise. Allora, in questo caso, diciamo, vi faccio vedere questo come esempio, che è il balsamo finito, ovviamente. L'Ever Color Balsamo Idratazione Colore Splendente, ed è praticamente il balsamo per capelli colorati e capelli secchi. E, però devo dire la verità, mi sono piaciuti molti prodotti di questa linea Hair Expertise, soprattutto appunto questa per capelli colorati, e l'altra linea che mi è piaciuta tantissimo ha il packaging dorato bronzo ed è la linea per capelli secchi e quindi la linea idratazione. Non vi sto a dire, perché ovviamente lo sapete, che sono siliconici al massimo e quindi state alla larga voi che non amate i siliconi, però ragazzi, questo mi fa dei capelli morbidissimi, morbidissimi, non posso dire fantastici perché comunque ci devo passare la piastra, però sono morbidissimi. Già prima avevo la necessità di pettinare i capelli da bagnati perché altrimenti asciutti mi sarebbe venuto fuori un nido di rondine, vi giuro. Invece adesso li sento talmente tanto districati da bagnati che vado ad asciugare il 70% dei capelli senza pettinarli e dopo solamente alla fine riesco a pettinarli e sono praticamente districati già di loro, quindi non lo so, veramente fantastici. Ragazzi, questi erano i prodotti top del 2015. Io spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere anche voi nei commenti, che io sono super curiosa di quali sono stati i prodotti top dell'anno secondo voi. Io vi auguro una buona giornata, un bacio a tutti!